Sabato 14 luglio al Palaravizza è tempo di MMA, ovvero Mixed Martial Arts, una disciplina sportiva che dopo aver conquistato il pubblico degli Stati Uniti sta diventando sempre più popolare anche in Europa e in Italia. Un grande evento di portata nazionale a Pavia presentato mercoledì in conferenza stampa a Palazzo Mezzabarba. Assessore allo sport Antonio Bobbio Pallavicini, sabato sera al Palaravizza è tempo di MMA per la prima volta a Pavia. Sì, beh, noi chiaramente nell'ottica dell'obiettivo proprio che siamo posti, quello di poter offrire alla città nell'arco di questi anni l'apertura a ogni tipo di evento sportivo, dilettantistico, professionistico, ma soprattutto spettacolare, questo proprio rientra nel perseguimento di questo obiettivo. Quindi una disciplina nuova, assolutamente riconosciuta, che sbarca al Palaravizza come un evento nazionale. Una lotta particolare, insomma un mix di arti marziali, con una cornice importante quella del Palaravizza, un allestimento, quello della gabbia, anche molto spettacolare. Il perché abbiamo fatto questa manifestazione? Innanzitutto perché è una disciplina sportiva riconosciuta, spettacolare, che sta cominciando ad avere un pubblico importante a livello nazionale. In secondo luogo perché proprio a Pavia abbiamo Matteo Piran, che è un atleta che ha avuto riconoscimenti europei e mondiali, quindi è un'eccellenza mondiale di questa disciplina, e quindi abbiamo deciso di calendarizzare un evento di questo tipo di sport e di spettacolo. Chiaramente è un evento di arti marziali di lotta, rivolto a tutta la cittadinanza, chiaramente a tutti gli appassionati, quindi anche sotto questo punto di vista, insomma, non temiamo critiche, proprio perché è un evento dove uno sportivo, un appassionato si reca per seguire una disciplina di lotta che può affascinarlo in qualsiasi modo. Comunque una disciplina regolamentata, e quindi secondo me sarà, da parte nostra era dovuto e ci teniamo a patrocinare questo evento, e sicuramente sarà un evento ampiamente che riscuoterà grandissimo successo in città, visto già le esperienze positive su altre discipline di lotta e del pugilato di cui Pavia ha sempre avuto storicamente una tradizione molto importante. E dalla maggioranza all'opposizione, Davide Ottini, consigliere comunale di opposizione e appassionato di arti marziali, cosa rappresenta questa MMA, quali valori può trasmettere, insomma quali sono le particolarità di questa disciplina? Sì, intanto volevo cogliere l'occasione per ringraziare la disponibilità dell'assessore Bobbio Pallavicini e dell'amministrazione a provvedere a darsi davvero da fare per far sì che questo evento si potesse realizzare in Pavia, nella nostra città. Sono particolarmente contento di questo perché, come diceva l'assessore, l'MMA è una disciplina in rampa di lancio, molto spettacolare, che sta avendo particolarmente successo, soprattutto penso negli Stati Uniti d'America, ma si sta diffondendo un po' in tutto il mondo, in Europa e anche in Italia. Il fatto che un evento come questo per la prima volta nel nord Italia si realizzi a Pavia credo che possa essere motivo di soddisfazione reciproca sia per l'amministrazione ma anche per noi forze d'opposizione, che davanti a questi eventi sportivi, come dire, lasciamo cadere gli steccati di divisione politica e cerchiamo comunque di lavorare insieme per offrire alla cittadinanza uno spettacolo sportivo degno assolutamente di nota. La disciplina che verrà praticata sabato sera è una disciplina particolarmente spettacolare. Il nome stesso, Mixed Martial Arts, significa appunto una disciplina che incrocia varie tecniche di combattimento. Poi magari su questo il nostro atleta di punta Matteo Piran sarà più dettagliato. Mi piace appunto dire che combatteranno anche valenti atleti della nostra città, e quindi sarà davvero l'occasione per una bella serata di sport, per promuovere una disciplina sportiva dura ma comunque assolutamente disciplinata e regolamentata, che io pratico di persona e posso garantire che rappresenta davvero oggi il top che gli sport da combattimento possono offrire al riguardo, e credo che Pavia sarà teatro di un bellissimo evento sabato sera, per cui invito tutti i cittadini ad essere presenti al Palaravizza. Siamo con Matteo Piran, atleta molto conosciuto in città, leggiamo spesso sui giornali, insomma, tante interviste delle tue imprese, e molte volte leggiamo che pratichi sport all'estero, vinci magari tanti tornei all'estero, stavolta invece protagonista sarà Pavia. In Italia, sì. Ho deciso di portare questa disciplina che è il mio lavoro, la mia passione, il mio lavoro, quello che è diventato il lavoro della mia vita,
qui a Pavia, che è casa mia, il posto dove sono nato e dove vivo, e ho deciso di far sì che i ragazzi che si allenano con me, che oramai da diverso tempo praticano anche a livello agonistico, avessero la possibilità di mostrare a quelli che sono i loro concittadini quello che fanno per passione e per lavoro oramai. E, è una bellissima iniziativa per quanto mi riguarda, perché avremo 9 match professionistici, di cui 4 disputati da ragazzi che si allenano qui a Pavia in palestra da me, e di conseguenza insomma mi piacerebbe che tutti gli amici dei miei ragazzi e comunque tutti gli appassionati di sport potessero venire a vedere un po' quella che è una delle discipline che viene attestata da tutto il mondo come una delle discipline che si sta sviluppando più velocemente, che sta avendo più seguito a livello mediatico. Ecco, appunto, di MMA si sente spesso parlare, soprattutto ultimamente. Brevemente, in cosa che consiste? Allora, le Mixed Martial Arts, come dal nome, non sono nient'altro che un mix di tantissime discipline marziali, che possono essere pugilato, kickboxing, Thai box, lotta a terra intesa come wrestling piuttosto che come jiu-jitsu brasiliano, sambo, e di conseguenza hanno una completezza sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della preparazione atletica necessaria per praticarle, che è unica al mondo, nel senso che è una disciplina che fino ad ora non si era ancora mai vista alla ribalta di quello che è l'interesse generale. E ripeto, come dicevo prima, ultimamente si sta sviluppando in un modo vertiginoso, soprattutto in America, ad esempio ha superato addirittura gli introiti del pugilato a livello economico, e in Italia si sta un pochino attestando come una novità, soprattutto perché il pubblico italiano sembra essere abbastanza interessato a questa nuova disciplina.